Gabriella Sette, vice sindaco di Pizzoli. Oggi la bella conclusione di un progetto con tanti bambini. Vogliamo ricordare un po' ai telespettatori di che cosa si è trattato? Allora, oggi è la giornata conclusiva del progetto presentato dal Comune di Pizzoli insieme ad Arci per le azioni contro il razzismo. E perché si fa in questa settimana? Perché il 21 marzo di ogni anno ricorre la giornata mondiale contro il razzismo riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. E abbiamo coinvolto le scuole e le associazioni, l'Istituto Comprensivo di Pizzoli, l'Istituto Comprensivo di Scoppito e l'Istituto Comprensivo di Navelli, insieme ad altre associazioni del territorio, la Brucaliffo, Nati nelle Note, Coinonia. Gilberto Marimpietri, dirigente scolastico dell'Istituto Comenio. Una bella giornata conclusiva, un bel progetto che avete portato avanti. Ecco, l'Istituto è sempre vicino poi alle esigenze del territorio e alle azioni che si fanno. Sì, assolutamente. È stato un progetto importante, un progetto che riguarda, diciamo, il razzismo, quindi un contrasto a attività contro il razzismo, ma anche e soprattutto un progetto che punta all'inclusione, di tutti i bambini sulla base di valori culturali, sociali, ecco, condivisi. E io ringrazio soprattutto i docenti che hanno partecipato a questa attività e ringrazio tutti i comuni partecipanti e gli altri istituti comprensivi, perché abbiamo fatto un lavoro in rete. Il lavoro in rete ha portato delle soluzioni importanti e degli ottimi risultati con questa mattina. Siamo con degli alunni di Pizzoli, come ti chiami? Damiano. Tu? Pietro. Federico. Ecco, ci racconti un po' che cosa avete fatto in classe con questo bel progetto? E abbiamo cantato con loro e poi ieri ci hanno fatto suonare. Vi è piaciuto conoscere anche delle culture diverse dalla nostra? Sì, molto. E ci siamo anche divertiti a stare con queste persone. Ci hanno raccontato un po' la loro vita è successo nel loro viaggio. Vi hanno raccontato anche qualcosa del loro paese? E tante cose, erano molto divertenti. Insomma, è un progetto che vi piacerebbe rifare un'altra volta? Sì. Un paese piccolo e arido, in mezzo a un deserto ancora più arido. Ecco il signor Gigi.